fa male sì. 12-8 è qua. Si ricorda l'italiano. Beh, ma lei è anche per metà italiana, vi ricordo che è sposata con un giocatore di pallavolo di B1, se non vado errato, dell'Italia. Italiano, pardon. Pacale 13-8. Queste sirene sono le sirene di un cambio, di un time out, ma sono anche le sirene di allarme, perché 5 punti di vantaggio per Perugia o, viste dalla parte di Murcia, 5 punti di svantaggio non sono così favorevoli. Piccola pausa. Per 2 anni il prezzo della mia polizza auto è bloccato. Per questo sono entrata nella tribù Linear. Telefona all'800-112233 o vai su linear.it. Siamo al time out chiamato da Paolo Cocco Barros. 5 punti di vantaggio per il Murcia, quarto set, 2-1 il vantaggio per Perugia. Non è che poi le Final Four le faranno a Murcia, adesso mi sta venendo in mente. Ma speriamo ovviamente che le organizzi una squadra italiana, così almeno avremo la possibilità sicura di avere almeno una squadra italiana in finale. E di esserci anche. E di esserci. Noi chiaro. Fisicamente, non solo come squadre italiane comunque. Ovviamente presto andremo a vedere il da farsi nel corso di questa lunga stagione dedicata al volley, che avrà come culmine appunto le Olimpiadi di Pechino 2008 a partire dall'8 di agosto 2008 ovviamente. Glinka trova il muro, Valesca Fofau per Jacqueline da dietro, pensavo picchiasse tutto braccio, invece sceglie di piazzare il pallone e Pacale. Molto furba, 14-8. Veramente una giocatrice splendida. Sai che secondo me quest'oggi partita dovesse finire ora, il titolo di migliore giocatrice in campo, nel nostro modestissimo, quantomeno il mio parere, lo darei alla Pacale. Il mio è ancora più modesto, ma mi è piaciuta soprattutto in quelle piccole cose che magari non sono evidenti. Non ho avuto magari modo di sottolinearlo in precedenza, ma palla staccata appoggiata sulla palleggiatrice in modo da non farle fare il secondo tocco, palla non precisa giocata lunga negli angoli per rendere più difficile il recupero, adesso un'alzata molto vicino a rete giocata con estrema tranquillità, mani fuori precisissimo, battute millimetriche giocate sulla giocatrice più in difficoltà nel fondamentale della ricezione, tantissime piccole cose, denominatore comune l'intelligenza tattica di questa giocatrice. Ed è un discorso simile anche per Antonella Del Core. Antonella Del Core, diciamo che ha usato la scimitarra e non il fioretto, perché andava a picchiare con violenza spaventosa soprattutto dagli angoli. Sì, sì, Antonella, ecco, Antonella è molto brava, perché sa gestire il colpo d'attacco con estrema intelligenza. Questo non significa che disdegni anche la soluzione di potenza, cosa che Pacale invece la fa decisamente con più parsimonia. E beh, anche l'età forse, no, adesso ovviamente sto scherzando. L'importante è ottenere il punto alla fine, non è magari spettacolare dal punto di vista fisico, atletico, come gestualità tecnica, magari non è un movimento bellissimo da vedere come quello di Serena Ortolani, però è un'intelligenza. Possiamo dirlo, perché ieri abbiamo notato Cristiana Barcellini. Sì, sì, sì. Non ha giocato tanto bene, diciamo, la Barcellini rispetto a quello che aveva fatto l'andata contro il Mulhouse, però questo è sempre il mio parere. Mi piace plasticamente come attacca l'Ortolani di più, l'Ortolani, proprio devo fare una classifica, Ortolani al primo posto, Centoni al secondo posto, perché è una bella fiondata, stiamo parlando di schiacciatrici o di opposte nel caso delle entrambe le giocatrici che ho citato. Andiamo avanti. Beh no, possiamo stare qui, tanto siamo al time out, rivediamo magari qualche highlight nel intanto frattempo. Ci parliamo sopra, perché intanto ci ripropongono lo stesso scambio in 12 telecamere diverse quasi. Parlando della Pacale e della Del Core nella parte finale, ricordiamo. Sì, sì, beh, io avevo praticamente concluso dicendo appunto che c'è una. Usano tutte e due l'intelligenza, ma la usano in maniera differente, mentre la scelta dell'azione, della tipologia d'attacco è intelligente per Antonella, in quanto decide se tirare forte oppure cercare il mani fuori, comunque la gestione del colpo. Pacale è molto intelligente in qualsiasi momento del campo a cercare
cercare la soluzione, mai di forza, ma sempre la più chirurgica possibile per mettere in maggiore difficoltà quando non può tenere punto l'avversario. Tanto una particolarità quest'oggi di Sbano, abbiamo visto soltanto un cambio concreto, vale a dire l'inserimento di Beatrice Sacco e un inserimento della Pavlovic per alzare il muro. Hai visto ancora? Sì. Palla che non poteva essere chiusa, attacco piazzato sulla palleggiatrice, su Fofao, in modo che il secondo tocco la debba fare un'altra giocatrice e non possano costruire un'azione perfetta. Stavo dicendo invece dei cambi, non vedo inserimenti da parte di Sbano, della Garbage per fare l'esempio, della seconda palleggiatrice, come è avvenuto anche in altre partite. Insomma, vuole andare a portare a casa il bottino pieno. Vi ricordo che in caso di arrivo a pari punti la discriminante a livello CEV è il quoziente 7, quindi un ipotetico 3-1 del ritorno andrebbe a mangiare il 3-2 dell'andata. In caso di scontro diretto. Sì. Riesce a guadagnare poi un set nel computo del coefficiente, ovviamente in caso di parità, nel caso dovesse esserci per Perugia, appuntamenti contro l'Exagibasi nella giornata, nell'ultima giornata, e contro il Belgrado invece nella penultima. Jacqueline, primo piano, 17-13 il vantaggio di 4 punti per Simona Gioli, che va ad ammiccare in confronti di Nelly Marinova, palleggiatrice, e arriva il servizio vincente. Tanti servizi vincenti da Perugia. Sì, dopo i primi due set è salito moltissimo la qualità di questo fondamentale da parte di Perugia, sono diminuiti soprattutto gli errori e probabilmente anche un rapporto con la ricezione di Jacqueline e Valeska, che è stata deficitaria soprattutto in questo quarto set. Tanti errori, tante imprecisioni che hanno permesso di far risaltare maggiormente l'efficacia di questo fondamentale per Perugia. Tanto vi ricordo il campionato, cioè ci sarà l'anticipo venerdì tra Yamamai Booster Sizio e Azistel Novara, poi si giocherà il giorno di Santo Stefano il 26 alle 18.30, se non vado errato come orario. 17.30, 18.30, adesso, dimmelo tu, guarda. Adesso do un'occhiata, comunque giocherà il giorno di Santo Stefano alle 17.30, chiedo scusa Claudio, hai perfettamente ragione. Occasione, come abbiamo visto anche l'anno scorso nel campionato maschile, di andare in famiglia, tutti in famiglia a vedere il volley. Quindi mi raccomando, andate a vedere un po' di sana pallavolo il giorno di Santo Stefano, è piacevole anche perché non c'è poi così tanto traffico per spostarsi. E non confondetevi, perché il femminile, il campionato alle 17.30, il maschile alle 18. Ecco, quindi tutti gli orari ovviamente li trovate nei consueti siti, ovviamente anche all'interno dei telegiornali e dei vari mezzi di comunicazione cartacei. 19.15, un po' di ovviamente, come dire, propaganda al volley mi sembra più che doverosa. Sì, ma la propaganda soprattutto la fanno anche queste due squadre. Eh sì.